Oddio, che becco meraviglioso, che beccuccio meraviglioso. Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento con Davide Calo. È tutto scuro, non si vede niente. Spostiamo la telecamera, sigla. Un nuovo appuntamento dove vi faccio vedere le vostre gabbie. Vi ricordo sempre che se in questo video non vedete le vostre gabbie, perché ce ne sono ancora un bel po', non vi preoccupate che tra una settimana esce il nuovo video, quindi andremo a vederlo direttamente là se vi mancano le gabbie qua. Vi ricordo che se volete potete iscrivervi al mio gruppo Davide Calopsite Official Group su Facebook. Se volete, anche sotto nel link c'è la possibilità di entrare su Amazon Kindle per acquistare il mio primo libro, Davide Calopsite. Ringrazio tutti quanti quelli che mi stanno lasciando i commenti, mi stanno lasciando le recensioni, perché per me, voi sapete quanto è importante. Che cavolo. Ribadisco che se non parlo delle vostre gabbie in questo video, non vi preoccupate, nel prossimo ci saranno sicuramente. Detto questo, andiamo subito ad iniziare con le gabbie senza perdere indugio, senza perdere tempo. Gina, Uga, mi stai massacrando. Ok, alito puzzoloso! Iniziamo subito con il video. Allora, so da voi, mi fa un caldo. Partiamo con la gabbia di Lorenzo. Lorenzo, tu hai due esemplari, due cocorite. La gabbia è piccolissima. Questa gabbia non va bene, la devi comunque prima possibile ricomprare, è piccola, si vede a occhio, non vanno bene le mangiatoie, non vanno bene i beverini. Non me ne volere Lorenzo, ma questa gabbia è veramente piccola, quindi non è adatta per questo esemplare, ma secondo me non è adatta neanche per un diamante mandarino, dobbiamo stare attenti. Andiamo avanti, un altro Lorenzo, spettacolo. Voliera, bella voliera grande con tanti esemplari diversi, abbiamo i diamanti mandarini, abbiamo le cocorite. Su questa non ti si può dire assolutamente niente, questi sono i tipi di voliere in questo caso, quindi non parliamo più di gabbie, dove io rimango senza parole per la bellezza e provo anche un po' di invidia, perché la vorrei avere anch'io. Meravigliosa questa cosa, Lorenzo, meraviglioso. Andiamo avanti con le gabbie di Lori. Allora, abbiamo tre tipi di gabbie separate, deduco che tu le abbia separate a coppie, ok. La prima gabbia, quindi quella bianca più grande, va bene per le cocorite. Io anche nel video precedente questa cosa avevo detto, e questo tipo di gabbia sono delle gabbie da riproduzione. Invece togliendo il separare che potrebbe essere andato messo all'interno, diventano delle gabbie che per le cocorite va benissimo. Va benissimo anche per quanto riguarda i posatoi. Lui, non sono d'accordo sul beverino e le mangiatoie, ma questo ormai lo sapete. Le altre due gabbiette invece, queste due verdi, sono troppo piccole, quindi queste altre due delle boccio. La prima invece mi piace, va bene per loro, questo due esemplari, soltanto che, ripeto, il discorso beverini e mangiatoie, questo non va bene. Questo qua è un errore che feci anch'io quando avevo questo tipo di gabbia con le cocorite. C'avevo anch'io, no? Poi l'ho tolto perché effettivamente ho visto che facevano difficoltà rispetto magari alle mangiatoie normali. Andiamo avanti. Luca, bella gabbia, bella grande, sviluppata sia in larghezza che in altezza. A sta gabbia penso che non ti si può dire niente. Luca, mi dice nei commenti, in basso alla mia destra, vedo che c'è qualche cosa tipo una vasca. Mi dici, curiosità mia, non c'è niente, che c'è là dentro. Allora, avviciniamo la gabbia di Luca e vediamo un po'. Ottime le ciotola, perfetto. Buoni posatoi. Purtroppo anche in questo caso ti vado a bocciare il beverino, perché se è il classico beverino è piccoletto. Andiamo avanti. Però bella gabbia Luca, complimenti. Andiamo avanti con la gabbia di Lucia. Lucia, allora, non è una gabbia, scusate,
Non è una gabbia grandissima questa. Non è grandissima, almeno per quanto riguarda questa prospettiva. Io non so però se è sviluppata in lunghezza, questo non te lo so dire. Comunque, se è sviluppata in lunghezza, quindi non in altezza, da come è fatta la foto sembra molto lunga, quindi in quel caso va bene. Oh, ho notato un particolare che non avevo notato. Allora, innanzitutto, benissimo, tu hai la mangiatoia, c'hai dove metti l'acqua, e poi ho notato un particolare che le altre foto non ho notato e che non sapevo nemmeno che c'era, che tu hai una mangiatoia con i semi, è a beverino, però è molto largo. In questo caso va benissimo, quindi se anche gli altri avevo detto non va bene il beverino, ma in realtà è largo come questo, allora chiedo venia perché va benissimo. È vero, uscina. Va benissimo, andiamo avanti, posato io mi sembrano corretti. Andiamo avanti, questo, quella era lui. Andiamo avanti con la gabbia di Manuel. Manuel, va benissimo la gabbia, questo è un tipo di gabbia molto simile alla mia, si sviluppa bene in larghezza ma anche in altezza, poi si ha la possibilità di aprirla, quindi il pappagallo esce fuori, boccio il posatoio, quello di plastica, anche dentro mi sembra che ce l'hai, mentre per quanto riguarda il beverino dell'acqua, no, è piccoletto, invece mi sembra che il mangiatoio lo metti alla vaschetta. Ok, altezza questa è corretta. Andiamo avanti con la gabbia di Marco. Marco, la tua gabbia è troppo piccolina, ormai sapete come funziona, i posatoi sono troppo piccoli, questa gabbia Marco non va bene, l'unico posatoio che sta bene è quello marrone in alto, ah che poi ce l'ho pure io, questo qua dove ci sono pezzi tipo di stoffa bianca, non mi viene come io, mi sa che mi vede a me deve? Non mi ricordo come si chiamano. Comunque gli altri posatoi invece sono troppo piccoli, quindi non vanno bene, compreso anche dove gli metti il cibo, che poi ha messo anche sulla ciotola del cibo l'acqua, no, non va assolutamente bene questa, eh. Andiamo avanti, questa è la Marco. Maria, bella gabbia Maria, non ti si può dire niente anche in questo caso, è come quella di prima, gabbia che si sviluppa bene in altezza, ti consiglio di mettere, ok, tu hai messo i posatoi, oh, allora, anche a Maria, perfetto le mangiatoie, non gli si può dire niente. Anche in questo caso, a questo punto, mi viene da pensare che il beverino che vedo bianco, che uno potrebbe dire, vabbè, il classico beverino stretto, in realtà è largo, quindi in quel caso va benissimo. Il consiglio che ti do, le due stecche basse mettile più alte rispetto a come sono, se no la gabbia non gli si può dire assolutamente niente, e ti consiglio anche di alzare un po' di più le vaschette per mangiare. Però le gabbie vanno benissimo, sotto hai anche due ciotole, ho visto, brava, oh, queste sono ste benedette ciotole che io vi vado sempre a dire, queste due che sono qua sotto che c'ha Maria. Andiamo avanti. Ma hai anche altri esemplari, Maria? Mi sembra che a destra ci sono delle altre gabbie. Fammelo sapere nei commenti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Mariella, questa è una gabbia meravigliosa sotto ogni punto di vista. Dove l'hai comprata? Queste gabbie se me le voglio comprare pure io. Bella, bella veramente. Questa gabbia l'ho sempre adorata. Questa è un altro tipo. Non ti si può dire assolutamente niente sulla dimensione della gabbia. Se vogliamo proprio, andiamo a vedere... Ma secondo me non mi deluderai. Ok, anche qui la ciotola dell'acqua secondo me è larga e va bene. E hai messo, lo sapevo, e hai messo due vaschette, ottimo. Io sapevo che non ti potevo dire assolutamente niente. Mariella, questa gabbia è bellissima, veramente una bella gabbia. Andiamo avanti. Sto sempre su Mariella perché volevo vedere una cosa. Eccole, infatti, pure alte, ottimo, perfetto. Brava, brava, buono, buono. Andiamo avanti. Un bel terrazzo, eh? Sto a fare fatti di Mariella. Allora, andiamo avanti con Mario. Mario, secondo me la gabbia va bene, anche questa. Questa, perché da quello che vedo comunque è... mi sembra abbastanza capiente, io ovviamente ho una prospettiva dalle fotografie, quindi non so, poi, uga, mi sta a massacrare, la prospettiva che io vado a vedere è dalle fotografie, quindi poi non so se magari dal vivo è più piccolo, io questo non ve lo saprei dire. Comunque a vederla dalle fotografie vanno bene i posatoi,
non va bene dove tieni il cibo, perché mi sembra che ce l'hai nelle classiche vaschettine che vendono di produzione, cioè che vendono proprio insieme alla gabbia, però se il resto, secondo me, poi comunque il pappagallo è un esemplare che esce. Io do per scontato che la maggior parte dei vostri esemplari escono, quindi il giudizio che vado a dare è su una gabbia, però è ovvio che se il pappagallo sta sempre fuori va bene, ma quando rientra non può stare in una gabbietta piccolissima, questo è importante. Allora, Mattia, Mattia, allora Mattia, ecco, ad esempio per Mattia abbiamo l'esempio pratico di quello che vi dicevo sulla scomodità di far mangiare il pappagallo nelle mangiatoie che vendono. Guardate com'è sacrificato nell'infilarsi, ecco perché dico che non va bene. Mattia, non va bene il posatoio, non va bene il beverino, a mio avviso. La dimensione della gabbia, io non so se questa magari si va a sviluppare in lunghezza, però dalla prospettiva della foto mi sembra piccoletta come gabbia rispetto anche alla proporzione dell'animaletto. Michela, in proporzione all'animale, questa è grande come gabbia. Questo tipo di gabbia non l'avevo mai vista. Cioè, a vederla così avrei pensato, vabbè, è simile alla gabbia per le cocorite. Invece no, comunque a proporzione della calopsite, questa è una bella gabbia larga, va benissimo. Va benissimo, va bene dove, dove beve e dove mangia. Lo metterei leggermente più alto, quello sì. E anche i posatoi mi sembrano abbastanza larghi. Sono tipo i miei, però con la di plastica. Quindi questa gabbia va bene, Michela. Poi abbiamo la gabbia di Pierluigi. Bella gabbia quella di Pierluigi. Queste gabbie nere sono molto sciccose. Perfetto dove tieni l'acqua e il mangiare, ciotole. Perfetto, non ti si può dire niente. Va benissimo anche i posatoi. Ottimo. Questa è la Pierluigi. Poi abbiamo Pietro, bellissima gabbia anche quella di Pietro, anche questa è una gabbia che a me piace molto, bellissima gabbia quella di Pietro, bella grande, capiente, ciotole messe alte, va benissimo, i posatoi mi sembrano abbastanza larghi, ottimo, Pietro ottimo, non ti si può dire niente, bella, bella questa gabbia. Poi abbiamo Riccardo, anche la tua gabbia credo, a vederla non mi sembra, non vedo l'esemplare, la foto è scura. Aspettate, me l'avvicino. Questo è Riccardo, da quello che vedo i posatoi vanno bene. Sto cercando di capire l'esemplare. Bello. Che cos'è? Un pappagallo al collare? Allora Riccardo, a me la gabbia mi sembra che è abbastanza capiente. Ah, ha messo le ciotole, bravissimo. Mi sembra abbastanza capiente come gabbia per questo tipo di esemplare, che se non erro dovrebbe essere leggermente di poco più grande. Ha messo la vaschetta per terra per farlo per fargli fare il bagnetto. Mi raccomando, la vaschetta comunque poi la dovete andare a togliere, non lasciate là, sennò alla fine. Mi sembra una gabbia comunque abbastanza capiente, abbastanza grande, sviluppata in altezza. Poi deduco che comunque lo fai uscire, quindi va più che bene. Ah sì, se non erro il posatoio ce l'hai anche esterno. Ok, perfetto. E questo era Riccardo. Andiamo avanti con un altro Riccardo. Allora, questa foto qua ritorniamo al discorso che dicevo delle gabbie. Questa qua è una gabbia che alla fine va anche bene, perché comunque non è piccola come gabbia. Ciutella. Non è piccola come gabbia, è una gabbia, sì, è vero, è arzigogolata, però ha degli angoli e non mi dà la prospettiva di essere piccolina. L'unica cosa è il posatoio, mi sembra basso, non riesco a capire dalla fotografia se... Allora, hai messo la ciotola dell'acqua in alto e va benissimo. Ti consiglio anche di mettere le due ciotole dove mangio in alto, e credo che siano proprio le classiche ciotole, magari sono bianche, quindi non a vaschetta, credo, non lo capisco dalla foto. Se invece è a vaschetta va bene, solo che se le potessi mettere più alte sarebbe molto meglio. I posatoi uno solo, no, metticelo almeno due e metticelo di... con più spessore. La foto è molto sfocata, quindi non è che riesco a vederlo bene. Poi abbiamo un altro Riccardo, bellissima questa, bella, grande, capiente, con le cocorite, va benissimo, però ha messo tutto quanto in alto, ottimo. Mi sembra di vedere solo ciotole per mangiare, va più che bene. No, questa non si può dire niente, è stupenda questa gabbia.
E mi sembra poi che anche sulla sinistra hai un'altra gabbia. Fammi sapere, magari fate l'allevamento, siete allevatori, fatemi sapere queste cose nei commenti. Pubblicizzatevi, parliamone, che vi pubblicizzo io. Andiamo avanti. No, fermiamoci qua, perché mi faccio una scaletta di tutte le gabbie che ci devo mettere. Non le vado a scegliere, per carità, le prendo nel mucchio e le metto in una cartella. Allora, anche questo video finisce qua. Ripeto, se mancano delle vostre gabbie, non vi preoccupate, io comunque poi le vado a mettere. Lo sto dividendo, da come capite, perché sennò, ripeto, è sempre troppo lungo il video. Quindi non vi preoccupate se in questo video non c'è la vostra gabbia, nel prossimo video sicuramente ci sarà. Fatemi sapere nei commenti dove ho sbagliato, che ne pensate. Spero che questo video vi sia stato utile. A me è piaciuto perché vedo dove, cioè è bello vedere chi ti segue, dove tieni i propri animaletti con le alu. Cioè, quindi è bello. Vi ricordo, se vi va, seguitemi su Instagram, seguitemi su Davide Calopsidi Official Group su Facebook, e se vi va, se andate su Amazon, sotto c'è il link, trovate il mio libro. Detto questo, ci vediamo al prossimo video delle gabbie meravigliose. Fate i bravi, ciao, e grazie perché me ne avete mandate tante. Ciao.